La Chiesa ci invita a contemplare la Vergine Maria, Madre della Pace. Noi abbiamo ascoltato nella prima lettura che la presenza di Dio nel mondo si manifesta con la pace. Gesù è venuto a portare la pace. E la pace è accompagnata dalla benedizione, una benedizione che avvolge non solo l'umanità, ma l'universo. Era già stata profetizzata da Mosè, che comunicava le parole del Signore, dicendo: parla ad Aronne e ai suoi figli, così benedirete gli israeliti. Direte loro: ti benedica il Signore e ti custodisca, il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia, il Signore vi rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Il Signore è la pace. Quando i pastori sono arrivati la capanna di Betlemme e hanno visto quel bambino nella mangiatoia, i loro occhi si sono riempiti di stupore per la semplicità, la sobrietà, la tenerezza, l'umiltà di quel bambino da cui sprigionavano grazia, benedizioni e santità. I pastori allora si misero a raccontare dell'annuncio degli angeli, del canto degli angeli, quello che avevano udito e poi vissuto attraverso quel pellegrinaggio, portando i loro greci, quello che avevano, ma soprattutto il cuore pieno di ansia di questo incontro tanto sannato e altrettanto desiderato. Ma passati gli 8 giorni, non si può mai immaginare che Maria non avesse in braccio Gesù e che Maria non parlasse per niente, non rispondesse per niente ai racconti, pur se l'Evangelista sottolinea che Maria ascoltava e serbava tutto quanto nel suo cuore, tutte le cose raccontate. E Maria non ha detto nulla? Non credo. Io penso che anche Maria, come ogni madre, abbia detto ai pastori qualcosa su questa ammirabile incarnazione di un Dio che si è fatto piccolo bambino per portare la pace, perché Dio ama l'umanità, la benedizione, la liberazione e la salvezza. Non era sola Maria, come non era solo Gesù, c'era anche Giuseppe, il cui silenzio e la cui meditazione diventavano catechesi di preghiera e di alto conforto umano e spirituale. Tutta questa famigliola inondava i cuori e gli occhi dello stupore,
del Signore, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, e la potenza dello Spirito Santo nella luce del calore. Tutto si dimenticava per ritrovare se stessi, per voltare pagina a una vita che forse fino allora è stata vissuta nella solitudine, nell'io. Adesso invece portano nel loro cuore i pastori la gioia di essere privilegiati e di essere stati benedetti con la pace dal piccolo Gesù. E la fine è un anno, ne abbiamo già trascorsi tanti altri a seconda dell'età, e abbiamo detto sempre le stesse cose: speriamo che l'anno nuovo sia migliore del primo. Abbiamo scritto anche tanti begli auguri, pieni di speranza. Abbiamo anche ricordato forse le nostre fragilità, le nostre sofferenze, le nostre ferite cicatrizzate e aperte, ancora sanguinanti, le nostre delusioni, i nostri fallimenti, le nostre incomprensioni, il nostro non essere capiti, non essere stimati, amati, apprezzati. Mettiamo tutto quello che vogliamo davanti a questo anno che se ne sta andando, cedendo il posto a un nuovo anno. Questi sono i ragionamenti umani, i pensieri umani, i sentieri umani. Ma perché non possiamo noi, cominciando da quest'anno, vecchio, nuovo, da questo momento, a prenderci in cura e a custodire i pensieri di Gesù, di Maria, di Giuseppe, col canto degli angeli. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Abbiamo bisogno di pace, fratelli e sorelle, perché solo nella pace noi riusciamo a vedere con chiarezza non solo dove mettiamo i piedi, ma anche dove volgiamo lo sguardo. Solo nella pace. L'acqua torbida, inquieta, non fa vedere nulla. E così è la nostra vita. La vita torbida, inquieta, non riesce a vedere nulla. Si aggrondiglia, si contorce, si intrappola. Non si distende, non si rasserena. E allora dobbiamo chiedere a Gesù Bambino, a Maria e a Giuseppe, che volgano lo sguardo sulla nostra vita, che si prendano cura dei nostri pensieri. E Maria, che è regina della pace, che sia anche la nostra regina della pace e che ci faccia prendere in braccio la pace, cioè Gesù. La pace, l'amore, la misericordia, l'umiltà, l'energia della grazia e della speranza, che ci faccia assaporare finalmente non la paura sotto cui ormai viviamo, ma la fiducia. Nessun uomo, nessuna creatura è così reietto o reietta da non poter essere da noi guardata con gli occhi di Dio, come Dio guarda noi, anche quando siamo indegni del suo sguardo, perché invischiate e impastate di peccati, di fragilità, di ipocrisia. E allora lasciamoci abbracciare.
abbracciare la Maria, accompagnare la Maria, e che sia davvero la regina della vostra pace, della pace del mondo. E allora sì, che forse non pensiamo al 2021, 2022 o 2023, ma pensiamo all'attualità di un tempo che eredita le cose belle del passato, diventano seme del presente per sognare un futuro dove Gesù è il vero re di giustizia, di amore e di pace.